Salve a tutti amici e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo della nuova GoPro. Sì, questa non è l'Hero 6, ma è l'Hero 5. Perché vi mostro questa? Perché fondamentalmente sono due camere identiche esteticamente, ma c'è qualcosa che cambia al loro interno. Un paio di giorni fa GoPro ha fatto il suo evento intitolato quest'anno The Moment, in cui ha presentato le nuove camere. Diciamo che non è tanto presentato perché i rumor e il chiacchiericcio online era tantissimo. Sapevamo che sarebbe uscita un Hero 6 e questa volta GoPro, diciamo, si è spinta un passetto avanti rispetto anche a tutto il resto del mercato. Passetto avanti prevedibile perché è una delle action cam più conosciute dal mercato, più apprezzate, e quindi doveva per forza evolversi in qualcosa di più. Quel qualcosa di più, GoPro dice che è il 4K a 60 fotogrammi al secondo, che è un ottimo punto a favore di questa camera, anche se forse era l'unico obbligato che GoPro doveva avere, ossia fare questo passetto in più rispetto a tutte le altre, perché ad oggi sul mercato realmente, oltre a questa, oltre alla GoPro Hero 6, l'unica camera che fa il 4K a 60 fps sotto i 1000 euro naturalmente è l'iPhone 8, quindi le camere dell'iPhone 8, ma paragonarle forse non ha tantissimo senso perché sono due sistemi completamente diversi. GoPro tiene a specificare che questa è la miglior GoPro mai vista sul mercato, e beh, ci sta, perché comunque è sempre il modello nuovo, è normale avere sempre è naturale fare sempre un passetto in più. Mi piace tantissimo, piacciono tantissimo le camere di GoPro per la loro tipologia di utilizzo, perché possono essere utilizzate non solo in ambito sportivo come action cam, ma anche come camere da vacanza, mettiamola così. Tant'è che io quest'anno in vacanza ho portato solo la GoPro, non ho portato null'altro, quindi ho scattato foto e ho registrato video solo con quella, proprio perché è piccola, versatile ed è resistente all'acqua. Infatti questa camera, anche come l'Hero 5, anche l'Hero 6, rimane impermeabile fino ai 30 metri, senza il case protettivo. Anche se, opinione personale, forse senza il case protettivo ho un po' paura a portarla in giro. Forse sotto la pioggia l'ho utilizzata senza case esterno, però in acqua, con l'acqua salata, ho preferito utilizzare un case appropriato, il case ufficiale appropriato della GoPro, per fare delle riprese sott'acqua. GoPro, per inserire il 4K a 60 fotogrammi al secondo, ha cambiato il processore. Questa volta, per la prima volta in una macchina GoPro, troviamo un processore sviluppato da loro, che loro chiamano GP1. Ed è grazie a questo processore che si può ottenere il 4K a 60 fotogrammi al secondo e finalmente in HD a 240 fotogrammi al secondo. Quindi un buono slow abbastanza spinto. E qui torna ancora il paragone con l'iPhone 8, perché anche l'iPhone 8, grazie al suo processore A11 Bionic, oltre al 4K a 60 fotogrammi al secondo, possiamo girare in HD a 240 fotogrammi al secondo. Naturalmente, come nella versione precedente, rimangono i comandi vocali, ma GoPro dice che ne ha aggiunti ancora altri. Ora, io non ho la GoPro Hero 6 sotto mano, molto probabilmente avrò il piacere di poterla testare, quindi mi rifarò poi a quella che sarà la recensione per entrare più nel dettaglio. Questo è più un parliamo di quello che è stato presentato e dei nuovi prodotti. La cosa più interessante che GoPro ha presentato durante l'evento The Moment non è tanto la GoPro Hero 6, che ce l'aspettavamo, ma quanto la GoPro Fusion. Beh, anche qui non è che è stato fatto un lavoro di marketing dove il prodotto era nascosto, in quanto già se ne parla da aprile, tant'è che GoPro in diversi eventi già ha mostrato questa camera, quindi noi già conosciamo il design, ma non conosciamo tutti i dettagli e tutte le possibilità che questa camera ci porta. GoPro per la prima volta sviluppa una camera VR a 360 gradi, in un corpo molto particolare, sempre stile GoPro, costruito sempre nella stessa tipologia di materiali, ma questa volta porta una lente a destra e una lente a sinistra, quindi una lente davanti al corpo macchina e una lente dietro, e per questo motivo non porta un monitor di riferimento ma soltanto un display LCD per leggere le varie informazioni. Questa camera registra in 5,2K a 30 fotogrammi al secondo, mentre registra a 60 fotogrammi al secondo a 3K. Ma questa risoluzione va considerata e tenuta a mente quando parliamo dell'immagine completa del suo stitching, ossia quando prendiamo le due immagini dei due obiettivi, le andiamo ad unire a software, soltanto in quel momento otterremo questo tipo di fotogramma. Quindi le varie camere non registrano a 5,7K o a 3K, ma registrano naturalmente alla metà, perché poi andando a unire le due immagini otterremo il fotogramma più grande. A differenza della Hero 6, la Fusion è sì impermeabile,
ma non fino a 30 metri, bensì fino a 5 metri. Forse da questa macchina un tantino in più ci si poteva aspettare, ma è anche il primo esperimento che fa GoPro di questa nuova tecnologia, che tra le altre cose punta molto più in avanti rispetto ad essere una semplice camera VR. Infatti, oltre a realizzare immagini a 360 gradi, una delle tecnologie che già possiamo sfruttare per chi lavora nel campo della post-produzione e quindi già sa come fare, utilizzare delle porzioni dell'immagine a 360 gradi per trasformarle in immagini 2D bidimensionali classiche. Infatti, una delle funzioni che GoPro ha aggiunto nella Fusion, o meglio, secondo me, non tanto nella Fusion quanto nel software di stitching che ci verrà fornito in bundle, è l'overcapture, ossia. Noi giriamo a 5,7K, quindi un'immagine a 360 gradi abbastanza grande. Possiamo andare a ritagliare delle porzioni di immagine, di video, per poter tirare fuori quella che è l'inquadratura di una camera, di un action cam normale. Quindi in pratica GoPro ci dice che noi potremo andare in giro solo con la GoPro Fusion, riprendere qualsiasi cosa, non importa il tipo di inquadratura, perché tanto lo andiamo a recuperare in post-produzione. GoPro ci mostra delle immagini, secondo me, che sono abbastanza esplicative di questo concetto. Un paracadutista che passa su un dirupo mentre sotto di lui i ragazzi si tuffano. E GoPro da quella sola immagine a 360 gradi ha tirato fuori due inquadrature dello stesso momento. Quindi questa forse è una delle opzioni più intelligenti su come sfruttare una camera a 360 gradi, oltre che nel mero utilizzo del termine, quindi oltre che fare i video a 360 gradi, questo è un altro modo per poterla sfruttare molto più come action camera e come camera da portare con sé, perché si registra contemporaneamente un video a 360 e in più abbiamo tutte le angolazioni possibili da poter ricavare per fare un video in termini classici. Ma qui casca un pochino l'asino. Una delle opzioni che io aspettavo di vedere sulla Fusion era lo stitching in camera. Per chi non lo sapesse, lo stitching è un processo che la camera o un software installato nella camera o un software a computer effettua per unire le varie immagini prodotte da più camere, da più lenti differenti. Ci sono sul mercato alcune camere a 360 gradi che questo processo, ad esempio, lo fanno fare al cellulare, allo smartphone, quando noi dobbiamo scaricare il contenuto. Ci sono camere invece che lo fanno in camera, quindi lo fanno in automatico, e noi sulla scheda già troveremo le immagini stitchate. Come faccio un esempio, la Nikon K-Mission 360 o la Garmin VBR a 360. Ci sono camere invece, come dicevo, che lo fanno fare allo smartphone, come la Samsung a 360 o l'LG Cam a 360. E diciamo un pochino tutte quelle camere più piccole che non hanno processori molto potenti all'interno. Delegano questo compito allo smartphone. Mi sarei aspettato che GoPro all'interno della Fusion inserisse già lo stitching automatico e invece non è così. Infatti, guardando un pochino le immagini di quella che è la camera, una volta aperto lo sportellino dove troviamo la SD, troveremo non soltanto un SD, ma ben due. Infatti, avremo due carrellini per l'SD, uno riferito ad una lente e l'altro riferito all'altra lente. Tant'è che quando premeremo il pulsante di REC, le riprese saranno registrate sulle due schede differentemente, quindi non possiamo girare con una scheda soltanto, dobbiamo girare per forza con due schede. Tirate fuori le due schede, scaricato il materiale, in automatico questo fantomatico software di GoPro, che immagino verrà distribuito gratuitamente insieme alla camera, insieme a chi acquista la Fusion, si preoccuperà di fare lo stitching. Naturalmente questo è un processo che va oltre e immagino anche che dall'app dedicata su smartphone questa operazione sarà possibile scaricando contemporaneamente due file e facendo lo stitching con lo smartphone. Quindi mi sarei aspettato semplicemente di trovare questa operazione di stitching già in camera e di girare con una sola scheda piuttosto che con due. Arriviamo al prezzo. La Fusion viene distribuita in Italia al prezzo di 759 euro e la confezione comprenderà anche una custodia in materiale plastico per poterla rivestire per non far graffiare le lenti, quindi per proteggerla da eventuali urti in borse. E GoPro ci mette a disposizione anche un selfie stick, chiamiamolo così, abbastanza lungo per poter utilizzare la camera a 360 gradi quando passeggiamo o camminiamo. Un'altra funzione interessante è quella della stabilizzazione. Infatti, una delle cose intelligenti che ha fatto GoPro è quella di inserire un sistema di stabilizzazione digitale e non ottico, che però funziona davvero bene. Quindi riesce a stabilizzare davvero parecchio le immagini 360, evitando che noi dobbiamo andare in post-produzione a stabilizzare digitalmente con i vari plugin, o meglio anche con tutte quelle nuove funzioni che troveremo presto nelle suite Adobe.
Abbiamo parlato di prezzo della GoPro Fusion, mentre la GoPro Hero 6 arriva a un prezzo in Italia di 549 euro, leggermente più alto rispetto al modello precedente che era venduto circa 4,90 in Italia, però di sicuro il prezzo tenderà a scendere. Mentre rimangono in lineup le GoPro Session 5 e la GoPro Session 4, o meglio dire la GoPro Session, la prima versione uscita sul mercato. Rimane in lineup anche la GoPro Hero 5, che rimane comunque ancora un'ottima camera. Le differenze con la GoPro Hero 6 sono semplicemente il 4K a 60 fotogrammi al secondo e il nuovo sistema di stabilizzazione digitale che GoPro ha inserito anche nella GoPro Hero 6, che diciamo rende il tutto molto più utilizzabile. Quindi anche quando siamo a mano libera, l'immagine verrà stabilizzata digitalmente abbastanza bene rispetto al sistema che c'era in precedenza. Quindi potremo anche, dice GoPro, fare a meno di un gimbal. Presentato un aggiornamento del GoPro Karma, drone che adesso ha molte più funzioni e si avvicina molto di più a quelle che sono le funzioni della concorrenza. Io sono curioso di provarlo perché non l'ho mai provato, quindi probabilmente in futuro ci faremo un giretto su un GoPro Karma e testeremo anche le sue funzioni. Insomma, queste erano tutte le novità di GoPro presentate un paio di giorni fa. Insomma, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, così potrete essere sempre aggiornati sui video che escono. Se avete delle domande potete farle, vi ripeto, nei commenti oppure anche su tutti gli altri miei social, trovate i link in descrizione. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.